Si è appena spenta l'eco del mundialito ed ecco, bentornato il campionato. Per Roma-Juventus, pubblico record, incasso record, discreto spettacolo, ma zero gol. Sarebbe finito così un duello tra primi della classe in Inghilterra, in Germania, in Olanda? È più forte in Italia la paura di perdere o l'incapacità di tirare a rete, di rischiare, di attaccare per vincere? Su questo tema, che ha peraltro un sapore antico, ruoterà questa sera il nostro rituale processo del lunedì. Signore e signori, buonasera. Come ha detto Aldo Biscardi, come avete visto dalla sigla, il calcio è ancora protagonista di questa nostra edizione del processo del lunedì, giunta alla sua 12° numero. Però prima di parlarvi, di dirvi l'atto di accusa di questa sera, che sarà oggetto di discussione da parte dei nostri ospiti, io vorrei ancora ricordarvi il nostro referendum che è in pieno svolgimento. Abbiamo lanciato questo referendum 3 settimane fa e volevamo sapere la vostra opinione circa l'inserimento del secondo giocatore straniero nelle formazioni italiane. Quindi, se siete d'accordo, cari amici, basta che ci mandiate una lettera. Ricordiamo che questo referendum è con il patrocinio dei 3 giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, Stadio e Tutto Sport. Se siete d'accordo per il secondo straniero, basta ci inviate una cartolina con scritto sopra il vostro sì. L'indirizzo tra poco apparirà, eccolo, vedete, 1 o 2 stranieri, scrivete a TG3 Lo Sport, via Teulada 28 00195, Roma. Se naturalmente non siete d'accordo, scrivete un bel no. Non scrivete ai giornali, perché questo è l'accordo che noi abbiamo assunto con i 3 giornali sportivi. Quindi adesso possiamo passare, cara Novella, alla presentazione dei nostri ospiti, prima ancora di dire quale sarà il tema del processo. Certo. Questa sera sono con noi Luciano Spinosi, difensore della Roma, Carlo Ancelotti, centrocampista della Roma, Francesco Rocca, difensore della Roma, Gianni Melidoni, capo dei servizi sportivi del Messaggero, Stefano Petrucci, capo dei servizi sportivi dell'Occhio, Gabriele Tramontano, del Giornale d'Italia. E adesso passiamo all'atto di accusa vero e proprio di questo nostro processo di lunedì. Dunque, ripreso il campionato dopo la sosta del mondialito e le squadre prime classificate non hanno segnato. Colpa degli attacchi, delle difese molto chiuse o della mancanza di quella che Gianni Rivera chiama mentalità vincente. Secondo, sono sempre di moda le pagelle per i calciatori, ma i voti assegnati quasi sempre divergono in modo clamoroso. Colpa di una stampa campanilistica o di una concezione tecnica diversa? Naturalmente tratteremo argomento per argomento e quindi adesso passiamo in rassegna il fatto che le squadre prime classificate non hanno segnato. Qui abbiamo una vasta rappresentanza a Roma di giocatori che ieri hanno partecipato a un grosso confronto, almeno da parte mia, e vorrei iniziare però dal giocatore che non ha giocato e che noi vorremmo invece rivedere sempre sui campi da gioco, ed è Rocca. C'è stata una disparità di opinioni su questa partita, mi sembra, Rocca, no? Non tutti l'hanno giudicata forse per quello che in realtà è stata. Ma io penso che due forze, diciamo, uguali come la Juventus e la Roma, cioè secondo me le più forti almeno in questo momento in assoluto in campionato, non potevano dare che questo risultato. La partita sicuramente non è stata brutta, almeno dal mio punto di vista, però non, magari non ha reso secondo le aspettative e secondo diciamo le intenzioni del pubblico, anche perché era stata caricata in modo abbastanza clamoroso dai giornali e dalla stampa. Adesso è il momento di mandare in onda il servizio del nostro Carlo Onesti, sapete, la nostra solita scheda della trasmissione. Campionato in sosta vietata fino al 24 maggio, domenica di chiusura della Serie A. Per 4 mesi la massima divisione non conoscerà interruzioni, esattamente il contrario di quanto avvenuto finora in onore degli impegni azzurri contro Lussemburgo, Danimarca, Jugoslavia e Grecia e per concedere spazio al mondialito. La lunghissima volata è cominciata ieri con la 13ª giornata di andata. Vediamo come il campionato, prima di questo appuntamento, aveva emesso le sue sentenze a singhiozzo. Il 5 ottobre la classifica assume per la prima volta una fisionomia precisa, 7 giorni dopo il crollo dell'Inter sul terreno del Como.
La Roma batte il Torino per 2-0 e si assesta al vertice della graduatoria in solitudine, a quota 7. I giallorossi, fino a quel momento, avevano pareggiato a Como e a Bologna e avevano sconfitto in casa il Brescia. Contemporaneamente la Juventus viene sorprendentemente piegata in casa dal Bologna per 1-0. I rossoblù cominciano a dimostrare che, senza la penalizzazione iniziale di 5 punti, sarebbero una delle forze trainanti della classifica, a una lunghezza dalla capolista. Intanto una panchina è già saltata. Giagnoni ha sostituito Perani alla guida dell'Udinese. Il 19 ottobre si registra la prima battuta d'arresto della Roma, che contribuisce a rivelare nel Napoli, vittorioso per 4-0, una compagine nettamente superiore ai 3 punti miseramente raccolti con 2 sconfitte in 4 partite. Mentre Perugia e Avellino, pareggiando nello scontro diretto, annullano come il Bologna l'handicap iniziale, il Cagliari supera in trasferta il Torino per 2-1 e divide con il Catanzaro il ruolo di outsider. I calabresi, approfittando del passo falso dei giallorossi, toccano con 7 punti, alla pari con Roma, Inter e Fiorentina, il vertice della Serie A. Il 26 ottobre la squadra di Lidl torna sola in testa alla classifica, conquistando il successo più prestigioso dell'intera prima parte del campionato proprio sul terreno dei campioni d'Italia. La Roma si impone sull'Inter per 4-2. Mentre la Fiorentina viaggia alle sue spalle ad un punto, bloccata sullo 0-0 a Brescia. Nell'unico derby della Serie A, orfana di Milan e Lazio, il Torino sconfigge per 2-1 la Juventus. Per i bianconeri, fermi a quota 5, è il momento più grigio. Causio perde il posto in nazionale contro la Danimarca. Bettega, Gentile, Tardelli e Furino pagano con Agnolin le polemiche della stracittadina. E come se non bastasse, arriva ai rigori la cocente eliminazione dalla Coppa UEFA contro il Vizef Lodz. La Pistoiese affianca intanto Edmondo Fabbri a Vieri e prepara la rimonta. Il 23 novembre la formazione di Trapattoni si merita la rivincita, battendo per 2-1 l'Inter. Nella giornata precedente, con appena 7 gol, la Serie A aveva sfiorato il minimo storico di 6 reti. Nella domenica del riscatto bianconero, la Roma perde a Cagliari e la Fiorentina, come già l'Inter, viene sconfitta da un Como in formato ammazza grandi. In serata, la tragedia del terremoto scuote l'Italia meridionale. A Napoli e ad Avellino, anche il mondo del calcio, sconvolto dal disastro, si fermerà. Il 14 dicembre, mentre la Roma a quota 13 prosegue la sua marcia di testa pareggiando per 1-1 a Firenze, viene riesumato il rito del gol. Ne vengono realizzati 23, come da 2 anni non accadeva nella massima divisione. A Udine si disputa un match, per i tempi che corrono, da Fanta Football. L'Udinese batte per 5-4 l'Avellino di Quarì. 9 gol in un solo incontro non si vedevano da 7 anni in Serie A. Il 28 dicembre il Bologna batte in trasferta il Torino per 2-1. Senza la penalizzazione, gli emiliani avrebbero 15 punti e sarebbero alla pari con l'Inter al secondo posto. I giallorossi vedono ridurre da 2 a 1 punto il vantaggio in classifica sui nerazzurri, pareggiando per 1-1 a Perugia. Si delinea, con giallorossi, nerazzurri e bianconeri, un terzetto guida del campionato. Intanto nell'Ascoli, Giovan Battista Fabbri cede il posto a Mazzone. Si arriva così a ieri, con lo scontro diretto fra Roma e Juventus, preceduto dalla consueta cascata di parole, anticipazioni e pronostici. Finisce 0-0 come Inter-Avellino e il Napoli, superando il Como per 2-0, può agganciare la Juventus in vista del confronto di domenica con i bianconeri. Dopo il mondialito, dunque, le 3 squadre più attese, quelle di Lidl, Bersellini e Trapattoni, non hanno segnato. All'Olimpico il gioco non è mancato, ma probabilmente, ancora una volta, il tatticismo, spesso solo un modo sofisticato di esprimere il terrore di perdere, ha finito col prevalere. All'estero, gli scontri diretti fra formazioni al vertice sono solitamente ricchi di gol. In Italia, al contrario, sono tradizionalmente deludenti e la versione di ieri di Roma-Juventus, paragonata ad altre partitissime, non ha certamente sfigurato, nonostante la latitanza delle segnature. Resta il fatto che, dopo tanta attesa, dopo tante pagelle stilate più prima che dopo il match, la gente si aspettava almeno un gol. Lo stesso mondialito ha dimostrato che gli attaccanti nostrani non stanno attraversando un periodo particolarmente confortante. Spesso il pallone scotta fra i piedi di chi ce l'ha
e la paura di sbagliare è tanta che, molto semplicemente, si sbaglia, e anche troppo. Scusate un attimo, sono arrivate già alcune telefonate. Gianni Elsner da Roma propone 5 rigori alla fine della partita. Ah, a questo vedi, proposito, aveva già risposto. Era già Mosca, no? Che era partito. Sì. E Luciano Vita, sempre da Roma, dà ragione a Mosca sul fatto di abolire i pareggi. Ed è d'accordo con Rocca quando dice che i giornali pompano troppo le partite prima alla vigilia. No, ma la partita Roma-Juventus indubbiamente andava pompata per quello che è stata, ma secondo me il gioco che è stato sviluppato in campo ha potuto accontentare pienamente i tifosi. È mancato soltanto il gol, ma non bisogna dimenticarsi che in Italia i difensori sono i più forti del mondo. Ecco, adesso vorrei ricordare intanto ai nostri telespettatori che entrassero in collegamento con noi soltanto adesso che stiamo discutendo la prima parte del nostro atto di accusa in questa edizione del Processo Lunedì e che riguarda le squadre prime classificate che non hanno segnato. Ci siamo chiesti, è colpa degli attaccanti, delle difese molto chiuse o della mancanza di quella che Gianni Rivera chiama la mentalità vincente? Vorrei sentire Petrucci dell'Occhio. Ma indubbiamente io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Rocca. Le Roma-Juventus hanno giocato una grande partita dal punto di vista tattico, agonistico, ed è mancata l'emozione del gol. Probabilmente la partita, come i giornali, se i giornali hanno contribuito ad aumentare la tensione su questa partita, ciò è dovuto al fatto che era un incontro che effettivamente poteva dare una svolta al campionato in un senso o nell'altro. Il risultato secondo me è maturato e a questo punto io non so francamente se i tifosi siano molto d'accordo con noi quando diciamo e sosteniamo che la partita è stata così intelligentemente, così tatticamente impostata dai due allenatori da fine 0-0, se sono d'accordo con noi di aver assistito a un grosso spettacolo. Dico però che effettivamente il discorso sui difensori è estremamente giusto. Tanto è vero che le note più positive in questa partita, oltre agli aspetti tattici di cui ho parlato, sono venute proprio dai difensori, splendidi da una parte e dall'altra, non solo da parte della Juventus che schierava praticamente la difesa della nazionale al completo, ma anche da parte della Roma e soprattutto dagli stranieri che forse, ecco, una volta di più hanno dimostrato in questa partita cosa sarebbe il campionato senza giocatori di questo rango. Io mi domando cosa sarebbe stato per esempio il primo tempo di Roma-Juventus se non ci fossero stati Falcao e Bredi senza niente togliere agli altri protagonisti. Per cui dico che effettivamente per gli addetti ai lavori può essere stata una partita non deludente, perché effettivamente Roma-Juventus l'hanno giocata impegnandosi al massimo. Mi chiedo se i tifosi, al quali appunto manca sempre l'ebbrezza del gol, siano dello stesso parere. Non sono d'accordo sui rigori alla fine, perché mi vengono già in mente non un paio di nomi di squadre che non faccio così per delicatezza. Mi immagino cosa potrebbe essere un campionato con i 5 rigori alla fine, a quali catenacci dovremmo assistere nella speranza appunto che una Juventus magari possa essere battuta all'ultimo momento con una specie di roulette russa come quella dei calci di rigore. Ecco, io vorrei concludere un po' la panoramica dei giornalisti, perché mancava appunto Gianni Meridoni con il parere, ascoltando anche il primo parere di Gianni Meridoni. Ma io dico che ci può essere una bellissima partita senza gol e una bruttissima partita con il gol. È assurdo dire che il pareggio scontenta il pubblico. Lo 0-0 di Roma-Juventus è stato uno 0-0 ben giocato e nessuno ha notato, tranne onestamente il mio giornale, credo il collega Perrucca su Stampa Sera, come ha rivelato oggi Lidl, che ha avuto la pazienza che non ho avuto io di leggere tutti i giornali, nessuno ha rivelato che Roma-Juventus è stata giocata a zona da entrambe le squadre. Quindi per la prima volta nel nostro campionato quest'anno Roma e Juventus hanno dato un esempio. La Juventus ha seguito l'esempio della Roma, giocando a zona e quindi non facendo tattiche difensive, perché chi gioca a zona parte dal presupposto di correre, di muoversi e di non partire col preconcetto di non perdere. Diciamo che ci sono stati degli accorgimenti, la Juve ha tenuto Scirea un po' indietro anziché mandarlo avanti come usa ormai frequentemente anche in nazionale, la Roma non ha fatto avanzare i suoi terzini, specie Spinosi, che negli ultimi tempi aveva cominciato a farlo, ed ha tenuto Di Bartolomei da fare lo stopper praticamente senza i consueti tiri e le sue consuete avanzate. Questi sono accorgimenti che non possono essere definiti tatticismi o desesperati difensivismi. Quindi io dico che uno 0-0 come quello di Roma-Juventus può onorare il calcio molto meglio di un 4-3 sciatto e abborracciato che non dice niente se non la distrazione di chi subisce il gol. Ma, come giustamente ha detto Meridoni, ieri hanno giocato sia Roma che Juventus a zona, la tanto decantata zona, e a
ha dato risultati in Olanda, in Inghilterra, in tutte le parti. Ieri ha fatto vedere una partita, io penso, bellissima sul piano del gioco. È mancato sicuramente il gol, ma come dicevo prima, Gentile è uno dei migliori difensori del mondo. Scirea e Cabrini, dall'altra parte Spinosi, Romano e Bonetti, che stava giocando benissimo. Quindi gli attaccanti non è che trovano la via facile per andare in gol, ma si trovano in difficoltà perché hanno questi giocatori alle costole, anche marcati a zona. Ho capito. Dario, allora Luciano, volevo dirti qualcosa circa questa domanda fatta dal signor Ferrante. Esatto, infatti prendo questa domanda e stavo parlando Ferrario. Per quanto riguarda la Roma non mi sembra sia questo problema, perché la Roma quest'anno sta dimostrando col suo gioco a zona di fare gol e anche di subirlo. Non dimentichiamo che abbiamo preso proprio 4 gol a Napoli proprio per giocare aperto, come dicono i signori giornalisti. Noi forse quest'anno stiamo dando veramente spettacolo, se si può dire. Quindi non siamo forse la squadra che gioca chiusa. Ecco, mi sembra Ancelotti, voglio chiamare in causa anche Ancelotti, che in fin dei conti ieri fra le due squadre, mi sembra la più determinata è stata la Juventus, fra le due squadre, fra Roma e Juventus. Sì, effettivamente ci ha messo un po' in difficoltà all'inizio, che ci ha fatto temere il petto, insomma. D'altronde l'abbiamo affrontato abbastanza bene, insomma, cercando magari di non scoprirci troppo, insomma. In questo frangente qui do anche in parte ragione a Mosca, che abbiamo avuto un po' di timore reverenziale, però penso che la partita che abbiamo disputato ieri non possa deludere il tifoso che è venuto allo stadio. Naturalmente tutti potete inserirvi su quello che dice Ancelotti o gli altri. Luciano, tu non eri d'accordo, scusa un momento, tu non eri d'accordo sulla difficoltà. Ma non è difficoltà, è che abbiamo trovato una grossa squadra di fronte, difatti penso che sia stata l'unica squadra scesa qui a Roma che ci ha messo un po', cioè ci ha attaccato. Rocca. Ma secondo me ieri la Juventus è venuta per la prima volta a Roma conscia delle difficoltà che gli portava il campo di Roma, veramente, cioè perché aveva paura secondo me della Roma, quindi non è venuta come gli altri anni che veniva all'Olimpico magari padrona di vincere tranquillamente, è venuta all'Olimpico con, come ha detto Meridoni, con Scirea dietro, non l'ha fatto muovere per niente, e quindi la Roma si è trovata in pratica ad attaccare, spronata dal suo pubblico, e quando si attacca così si trova anche delle difficoltà, insomma. Beh, guardate, la forza della Roma in un certo momento, secondo me, prima di tutto il segreto è il signor Lido, questo astuto barone che riesce a far giocare anche gente incredibile, gente che sembrava persa e poi dopo lui li mette in campo, che improvvisamente scoprono i piedi buoni. Perché? Perché è un vero maestro del calcio che insegna i fondamentali. Secondo, qui si dimentica in un certo momento di un certo Di Bartolomei, no? Questo Di Bartolomei nella Roma non se ne parla mai. Questo qua che è stato reinventato a centro. No, scusa Gianmaria, stesso una serie di proteste qui in studio a Roma, perché ti dicono. Anzi, ecco, allora di tu Luciano. No, anzi, invece se ne parla. No, troppo. Bene, molto, anzi, si dice addirittura. Noi anni, cioè a noi, i giornalisti romani si battono da anni, tacciati come sempre, esatto, di partigianeria, di imporlo in nazionale. Francamente oggi, era un discorso che facevo con alcuni colleghi prima di venire qui, mi domando chi, è una domanda che forse rivolgo ai tifosi romanisti, si potrebbe mettere accanto a Falcao, ecco, decantatissimo secondo me giustamente, in questo momento, cioè quale giocatore al campionato italiano rapirebbe da un'altra nazionale per metterlo accanto a Falcao? Secondo me non c'è nessun giocatore ha la continuità di rendimento di Bartolomei, una continuità che basta... si può scorgere tranquillamente anche nel tabellino dei marcatori. Ecco, basta, un piacere. Ecco, sentiamo un po' il parere ancora dei romanisti che abbiamo qui. Luciano, ha avuto paura la Juventus? No, l'ha detto paura. Rocca prima. Ancelotti ha avuto paura la Juventus? Secondo me no, comunque no. Rocca. Cioè, non è che ha avuto paura, però è venuta con delle idee sicuramente prima, Rocca, diverse dagli anni Rocca, precedenti. Rocca, lei prima ha detto che la Juventus ha avuto paura. Perché? No. Sì. Non è che ha avuto paura, ho detto che è venuta a giocando a Roma con idee diverse rispetto agli anni precedenti. La seconda accusa in pratica di questa sera da discutere era quella che riguardava le pagelle. Sono sempre di moda le pagelle per i calciatori, ma i voti assegnati quasi sempre divergono in modo, diciamo, proprio clamoroso. Colpa di una stampa campanilistica o di una concezione tecnica diversa? Ecco, adesso scorreranno sul vostro teleschermo alcuni dati, abbiamo preso così a caso, di giudizi per quanto riguarda le, ecco lo dice Gianni, le pagelle di Inter Avellino, va bene? E sì. Sei tu, vero? Sì. Novella, che le devi dire. Allora, per Inter Avellino, Baresi, il Messaggero da 6, il Corriere dello Sport 4,5. Per Bini, il Corriere dello Sport 7, il Corriere della Sera 5,5. Per Proasca,
Tutto Sport 6,5, il Corriere dello Sport 5. Per Beruatto, l'Unità 7, il Corriere dello Sport 5,5. Beh, non è male. Per Valente, la Gazzetta dello Sport 7, il Corriere dello Sport 5,5. Per Cattaneo, il Corriere della Sera 7,5, il Corriere dello Sport 6. Beh, non c'è molta differenza. Ora, per la partita Roma-Juventus, a Spinosi, il Corriere dello Sport 7, il Corriere della Sera 4,5. Per Falcao, il Tempo 8, la Gazzetta dello Sport 6,5. Per Bruno Conti, Tutto Sport 6,5, l'Unità 4. Per Pruzzo, Tutto Sport 6,5, il Corriere della Sera 4,5. Per Ancellotti, Tutto Sport 7, l'Occhio 5,5. Per Cabrini, l'Occhio 7,5, il Corriere della Sera 6. Per Bettega, il Messaggero 6,5, il Corriere della Sera 5. Per Bredi, Tutto Sport 8, l'Unità 5. Infine, per Fanna, Tutto Sport 7, la Gazzetta dello Sport 6. Beh, qui non c'è una grossa differenza. Però ecco, cosa rappresentano, scusami Gabriele, cosa rappresentano per voi queste pagelle, per Rocca? Ma le pagelle per un giocatore secondo me sono un fatto, diciamo, come dicevamo prima con Ancellotti, un fatto di carattere. Cioè uno riesce magari a essere più o meno emotivo oppure a tenere più o meno in considerazione il fatto. Dico, può scottare un certo voto basso eccetera? Beh, indubbiamente il giornale è quello che, come si dice, alimenta la nostra figura a livello di pubblico, quindi un bel voto fa piacere a tutti, però magari c'è il giocatore che sente l'allenatore che dice che va benissimo e quindi il voto insufficiente gliene importa relativamente. Ecco, sempre sul valore delle pagelle, per un calciatore sentiamo Ancellotti. Ma niente, penso sia tutta una questione personale, insomma, uno penso che un professionista serio legge il giornale, legge le pagelle più per curiosità personale che per interesse, insomma. Penso la cosa migliore secondo me sarebbe quella di abolirla, insomma. Dare solo un giudizio tecnico senza evitando il voto. In fondo il 4,5, il 5, il 6 non è che ha molta importanza. Si è tolto il voto a scuola e invece si dà ai giocatori. Della pagella e la moviola dell'arbitro. La pagella e la moviola dell'arbitro di Cesaremontano. Per te, Luciano? Niente, anche per me varrebbe più un giudizio tecnico che il voto. Perché non esiste dare un 4,5 o un 7, cioè non esiste. E poi anche secondo me queste pagelle, più che altro, più che rovinano noi, come ha detto Rocca, cioè rovinano nel senso la settimana, danneggiano anche i giornalisti, perché la maggior parte della gente forse guarda solo le pagelle e non legge il pezzo della partita. Quindi io direi di abolire le pagelle. Ecco, intanto però qui abbiamo presente uno di fronte all'altro due personaggi, Petrucci e Ancellotti. Mi sembra che Locchi abbia dato un voto ad Ancellotti piuttosto basso, o sbaglio? Io torno al discorso che faceva Melitoni prima, cioè nella valutazione di un giocatore, oltre alla partita, rientra anche il giudizio che uno del giocatore ha. Ancellotti è un giocatore, questo Locchio l'ha scritto, da nazionale, noi abbiamo addirittura scritto che non avendolo visto ai livelli abituali gli è stata attribuita una valutazione bassa. Ho capito, adesso c'è qualche altra notizia? Sì, ci sono tanti tifosi della Roma che hanno telefonato per fare gli auguri a Rocca e per sapere come sta e quando rientrerà in campo. Questa qui è una storia lunga, cioè, lo sanno tutti. Oggi ho ricominciato l'allenamento, è stato abbastanza bene e spero che sia finita veramente e possa continuare a giocare a calcio. Rocca farà il giornalista. No, te l'ho detto prima, per adesso voglio continuare a fare il calciatore. Ma già volevi scrivere sui giornali. Poi vedremo un po'. Comunque ringrazio tutti i tifosi che mi hanno fatto gli auguri. Enrico, posso dare un consiglio a Rocca? Sì. Lei, Rocca, diventi un maestro dei giovani, perché il suo entusiasmo, la sua serietà e la sua onestà professionale, il suo senso di spettacolo del gioco saranno di grande giovamento al calcio di domani. Io la ringrazio per tutti questi complimenti. Comunque per adesso voglio tentare, almeno questa volta qui, di continuare ad essere un protagonista. Ho detto più avanti diventi un maestro di giovani. Grazie. Senti Ameri, facciamo un gioco rapido tra i giornalisti. Chi vince lo scudetto? Vuoi fare questo gioco rapido? Ecco, con un nome solo però. Benissimo, allora cominciamo da Venitori e ti accontentiamo, lo vedi? Il mio augurio, più che il pronostico, Roma. Beh, ma no, auguri. Vabbè, Roma. Beh, Roma. Ecco. Petrucci. Roma. Meridoni. No, Meridoni, scusami, Tramontano. Napoli. Facciamo con i giocatori. Tutti, dai. Sì, Rocca. Roma. Ancellotti e Spinosi invece Roma.